Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo primo video sul canale nuovo. Perché canale nuovo? Molto semplicemente, il primo canale da 6.000 e passa iscritti mi è stato bannato per motivi ancora per me sconosciuti, ma non voglio arrendermi, ne ho creato uno nuovo. Questa volta farò molta più attenzione. Prima di iniziare ragazzi, ci tenevo a dirvi che alcuni di questi dettagli sono stati presi da un canale americano, Kadazi. Trovate il link in descrizione. Detto questo ragazzi, lasciate like e iscrivetevi al canale, perché stiamo tornando, porca troia! Sono entrato nella camera house. Mio Dio. Cosa? I Saiyan possono trasformarsi in grandi scimmie guardando la luna piena. Il dettaglio più incredibile è che funziona solamente negli stage notturni. Per esempio Goku bambino e Bardock. Ma tuttavia ci sono delle eccezioni. Come Vegeta Scouter, che può crearsi una luna artificiale che gli permetterà di trasformarsi in Ozaru in ogni stage. Insieme a lui anche Re Vegeta e Tarles. Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 è l'unico gioco dove Goku può utilizzare il disco magico, la mossa preferita da Krillin e che viene utilizzata da Goku nella saga di Majin Buu. E la cosa particolare è che si potrà utilizzare solamente facendo un salto. Un'altra cosa incredibile in Tenkaichi 3 è la presenza di dialoghi What If tra vari personaggi. E adesso scrivetemi nei commenti quanti avete notato questa cosa. Per qualche strano motivo, se tu caricherai il tuo ki mentre sei sotto acqua, esso si caricherà molto più lentamente. Per farla breve, normalmente ci metteresti 6 secondi, mentre se sarai in acqua all'incirca 8. La sfera Genkidama di Goku Metà normalmente fa all'incirca 16.000 di danno, ma se noi dovessimo usare la skill per raccogliere energia, il danno aumenterà. Potrai riutilizzare questa combo 3 volte. Il danno raggiungerà una cifra esorbitante. Durante il proseguimento della battaglia, se un player dovesse subire ingenti danni per via di uno scontro delle aure, il suo abito subirà un cambiamento, facendo riferimento all'anime in base al personaggio utilizzato. Ad esempio questo Vegeta riprenderà Saga di Freezer, oppure questo Goku Super Saiyan. Mi raccomando, iscriviti al canale e lascia mi piace.